coltivato in quasi tutta Italia, prevalentemente nelle regioni del centro, il Sangiovese, seppure con alcune differenze fra i cloni esistenti, è il vitigno a bacca rossa più diffuso nel nostro paese. Dai famosissimi e rinomati vini toscani quali Chianti, Morellino e Brunello di Montalcino, a decine di produzioni sparse un po' in tutta la penisola, l'uva sangiovese è sempre presente in percentuali variabili. Ma è in Romagna che questo antico vitigno trasferisce il suo nome ad una zona DOC. Il Sangiovese di Romagna è uno tra i primi vini italiani riconosciuti DOC e la sua popolarità, che da locale ha ormai varcato i confini nazionali, lo rende giustamente simbolo di questa gioiosa terra compresa fra gli Appennini e l'Adriatico. Alle spalle delle località rivierasche, ormai diventate capitali del divertimento tutto l'anno, la pianura e soprattutto i colli che preludono alle vette appenniniche costituiscono un territorio dove l'alternarsi di coltivazioni e borghi fortificati, di vigneti, rocche e castelli, regalano un paesaggio totalmente diverso, lontano anni luce dalla vivacità della riviera, eppure vicinissimo pochi chilometri. È su queste colline che nasce il vino simbolo della regione. Si dice che il Sangiovese della Romagna riassuma il carattere degli abitanti di questa terra, esuberante ed ospitale, ma nello stesso tempo ruvido e schietto. Caratteristiche che ne hanno decretato il successo non solo in Italia, ma anche all'estero. Buona parte dei 6 milioni di bottiglie di Sangiovese di Romagna prodotte ogni anno vengono esportate nei più importanti mercati mondiali, tra i quali Giappone, Australia, Canada e Stati Uniti, oltre a diversi paesi europei. Sangiovese di Romagna, vino rosso per eccellenza del centro-nord Italia. È sempre stato di grande identificazione. Inizia un po' come il vino delle osterie, il vino da vendere un po' al quartino, se vi ricordate, ma questi tempi sono cambiati, anzi quei tempi sono cambiati, perché quelli di oggi sono ben diversi per il Sangiovese di Romagna. Molte aziende lo stanno producendo di grande qualità. Rimane comunque la sua schiettezza, il suo colore rosso rubino, i suoi tannini decisi ma delicati al tempo stesso, e per scoprirlo l'unica cosa è comunque degustarlo. Da tradizione emiliano-romagnola non possiamo non parlare negli abbinamenti del maiale. In effetti tutti i piatti della tradizione, quasi tutti, anche i primi piatti, portano il maiale, ad esempio nei sughi, nei ragù, delle pappardelle al sugo di maiale, quindi non so, ad esempio anche con del sugo di salsiccia, va benissimo con il Sangiovese, così come salsiccia al forno con le patate, costatine, non solo di maiale ma anche di agnello. Da provare!